diciamo, secondo momento veloce e intenso di lettura, un brevissimo brano del terzo volume del libro di Cielo, che ci consente di richiamare alcune cose che abbiamo visto anche nella precedente lettura e nel suo commento. Volume terzo, 20 aprile 1900. Continua il mio amabile Gesù a venire quando appena e ad ombra ed anche a venire non dice niente. Questa mattina poi, dopo avermi rinnovato i dolori della croce per ben 2 volte, guardandomi con tenerezza mentre stavo soffrendo lo spasimo delle trafitture dei chiodi, mi ha detto: la croce è uno specchio dove l'anima rimira la divinità e rimirandosi ne ritrae lineamenti dalla somiglianza più consimile a Dio. La croce non solo si deve amare, desiderare, ma farsene un onore, una gloria della stessa croce. Questo è operare da Dio e diventare come Dio per partecipazione, perché solo io mi gloriai della croce. E me ne feci un onore del patire e l'amai tanto che in tutta la mia vita non volli stare un momento senza la croce. Chi può dire ciò che comprendevo della croce e da questo parlare del benedetto Gesù? Ma mi sento muta ad esprimerlo con le parole. Ah, Signore, vi prego a tenermi sempre confitta in croce affinché, avendo sempre dinanzi questo specchio divino, possa tergere tutte le mie macchie ed abbellirmi sempre più a vostra somiglianza. Allora, amici, questo brano è breve, però è intenso e molto importante. Al numero 1 siamo ancora nei primi volumi, qui sappiamo bene che Luisa spesso, nei primi 10 volumi non si contano, insomma, le volte in cui accade, viveva l'esperienza della crocifissione proprio reale, quando il nostro Signore gli faceva, proprio configgeva in croce, mani e piedi, e ha questo dialogo con Gesù, mentre stava in croce e stava soffrendo lo spasimo delle trafitture. Chiodi, insomma. Non è un gioco da ragazzi, insomma, non è uno scherzo, è una cosa molto seria. E Luisa stessa termina dicendo: ti prego a tenermi sempre confitta in croce, affinché avendo sempre dinanzi questo specchio divino. Allora, Gesù infatti chiama la croce specchio dove l'anima rimira la divinità. Attenzione. Specchio dove l'anima rimira la divinità, la prima cosa. Cioè sulla croce si vede Dio. Dici, ma se ci pensiamo un attimo, dici, come sulla croce si vede Dio? Ma Dio non può soffrire, è impassibile. E la croce è uno strumento di tortura impressionante. Dio è pieno di gloria, Dio fa tremare gli angeli sulla croce. Si vede un vinto, uno sconfitto apparente, no? Uno apparentemente impotente. Ripete Gesù, la croce è uno specchio dove l'anima rimira la divinità. Vado avanti perché dopo vorrei suggerire alcune possibili letture di questa frase molto bella. Sono due fondamentalmente, secondo me, in che senso si vede la divinità sulla croce. Attenzione, rimirandosi ne ritrae i lineamenti, la rassomiglianza più consimile a Dio. Ma questo, allora, attenzione, eh? Quindi qui non si tratta soltanto di guardare Gesù crocifisso, di mettersi davanti al crocifisso, vuol dire che quando il Signore ci manda una croce, ci trasmette lineamenti divini.
E poi ancora lo sentiremo anche nel canto che faremo ad accompagnare questa lettura, il canto di Monsignor Frisina che si chiama proprio Nostra gloria è la croce di Cristo. E parafrasando, anzi mettendo, diciamo così, il musico, un'espressione di San Paolo, quantomeno non ci sia nessun altro vanto se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo per mezzo della quale il mondo per me è morto ed io sono morto per il mondo. E Gesù dice la croce non solo si deve amare, e qui chiediamoci, desiderare, amare e desiderare più che sopportare, rassegnarsi, accettarla, portarla, accoglierla. No, qui amare e desiderare, se non ci stanno le croci, bisogna chiedergli al Signore. Voglio vedere chi di noi è capace, insomma, di desiderarle e farsene un onore, onorati di stare in croce, una gloria della stessa croce. Chi di noi si gloria di stare in croce? Chi di noi lo desidera con tutto il cuore? E però Gesù dice attenzione perché questo è operare da Dio. Noi sappiamo che la vita nella divina volontà, potremmo fare anche un altro canto, no? Che è irri di Deborah Pensani, dove si sta proprio questa frase, no? È questa la natura del vero amore, operare da Dio. Nella divina volontà si opera da Dio, si fanno tante operazioni divine, ma il più grande di tutti offrirsi alla croce, stare in croce, abbracciare la croce, ma nella croce. E Gesù spiega perché solo io mi gloriai della croce, me ne feci l'onore del patire e l'amai tanto che in tutta la mia vita non volli stare un momento senza la croce. Pensiamo a quei passaggi delle ore della passione, soprattutto Getsemani, no? Dove Gesù dice tra poco mi metteranno i chiodi, ma quelli insomma, non sono niente in confronto ai chiodi di fuoco, ai flagelli di fuoco, alla passione dell'amore che mi ha tormentato per tutta l'esistenza. Non è stato neanche un istante Gesù senza questa passione. Ecco, quindi comprendiamo alcune cose. Che cosa c'ha questa croce di così divino? Una caratteristica abbastanza facile, no? La croce è la manifestazione somma dell'amore. E come abbiamo meditato prima, anche dell'obbedienza a Dio, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Però attenzione a un'altra cosa, e questo è utile anche molto, molto utile per noi. Noi dobbiamo chiederci, ma Gesù in croce ci è andato per forza o perché lo ha scelto, lo ha voluto liberamente? Domanda retorica. La croce non è quando noi, come dire, siamo costretti contro la nostra volontà a soffrire qualche cosa che non vorremmo. Quella non è croce, quella è disgrazia, quella è sofferenza brutta, d'accordo? Per poter parlarsi di croce vuol dire che tu una sofferenza o la scegli liberamente, proprio la scegli, oppure la vivi, sempre però liberamente, come conseguenza della tua scelta. Pensiamo ai tormenti dei martiri. Perché i martiri sono stati tormentati? Perché hanno scelto liberamente di non sacrificare gli dei pagani, ma di rimanere, di professare la fede del Dio cristiano. Conseguentemente, sapevano bene che fare quella scelta gli avrebbe comportato croce e martirio. Perché Gesù è andato in croce? A livello di contingenze e di circostanze storiche, no? Lo dice a Ponzio Pilato, perché ha testimoniato la verità. Cioè, se noi vediamo il processo di Gesù, qual è stata la cosa
cosa che ha sancito la sua condanna. A un certo punto i falsi testimoni a destra, a sinistra, a un certo punto si alza il suo sacerdote e dice: senti Paolo, tu sei il figlio del Dio vivente, il figlio dell'Altissimo, vorresti venire a raccontarci questa cosa a noi ebrei che crediamo da 2000 anni? Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu sei il figlio di Dio? E Gesù gli ha detto: io lo sono, per questo sono nato e per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Apri di cielo. Nel Vangelo di San Giovanni, quando gli sgherri vanno a catturare Gesù, è l'unico che lo nota, gli dicono: chi cercate? Il primo sono io. Fanno tutti giù per terra, come giro tondo, tutti per terra. Gesù ha manifestato, come dire, ha fatto un atto di impero divino, li ha atterrati, proprio per far capire: non è che voi mi portate e mi catturate, io ho deciso di farmi catturare rinunciando al mio potere per obbedire al Padre. Allora, riprendo alcune considerazioni, pensiamo a questa cosa: io ho deciso di consegnarmi pur potendo non farlo, per Gesù sarebbe stato un gioco da ragazzi, per obbedire alla volontà di Dio. Allora, riprendiamo alcune considerazioni fatte precedentemente sulle scelte della coscienza, no? Se faccio questa cosa dovrò tanto soffrire, giusto? Ma questa cosa è volontà di Dio oppure no? Allora, capiamo che significa quello che Gesù dice, no? Se quella cosa è volontà di Dio, la croce che te ne verrà è gloria, l'abbracci con amore, è vanto, è onore, è un onore. Capiamo? Questa è proprio la croce, proprio in senso stretto, cioè quella che si abbraccia liberamente per amore di Dio, per obbedienza a Dio, per fare la volontà di Dio. E che per liberarci non basta, non ci vuole niente, non ci vuole, basta semplicemente non fare una certa cosa, fare il contrario, e c'è davanti vita tranquilla, vita comoda, senza problemi, si risolvono tutte quante le cose, si mettono a posto tutte le cose, nessuno che ti dà addosso, nessuno che ti contrasta, nessuno che ti insulta, niente da perdere, niente conseguenze negative su di te, sulla tua persona, sui tuoi interessi, niente. Capiamo, no? I santi hanno sempre detto queste cose. Luigi Monfort, nella lettera agli amici della croce, ogni tanto bisogna rileggere, perché è un capolavoro della spiritualità cristiana. San Luigi è conosciuto per le opere sulla Madonna, soprattutto chi lo conosce, no? Trattato della vera devozione, il segreto di Maria, ma ci sono la lettera di amici della croce, l'amore dell'eterna sapienza, che tra l'altro mi dovrò decidere a riprendere, che mi faccio qualche lettura spirituale, bene, cioè che sono veramente degli spettacoli unici al mondo. Dice: la via dell'inferno è lastricata di rose, tutta è discesa, non ci sono problemi, siamo sereni e tranquilli, ci vogliono bene tutti, d'accordo? Ci approvano tutti, ci approvano tutti. Ma questa è la via che porta all'inferno, invece la via che porta al paradiso è piena di spine, è irta, è tortuosa, è in salita, spesso la si percorre da soli, siamo soli, come era solo Gesù. Non c'è qualcuno che ti dice: bravo, avanti, no, tutti quanti le danno addosso, dice: scendi dalla croce, vattene da qua, che ci metti? Che ci vuole? Ecco,
Spero che con queste brevi considerazioni su questo brevissimo scritto, ecco, ci portiamo un pochino a casa, un po' di sana teologia della croce, perché operare da Dio è fare questo. Vuoi operare da Dio? Para a scegliere la croce in questo modo e gloria delle conseguenze che ti vengono, delle sofferenze che dovrai sopportare. Bravale, desiderale, non devi, cioè, è la cosa più bella che possa succedere. San Pietro ha scritto, e concludo, beati voi perché a voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma di soffrire per Lui. Dovete andare a fare qualche momento in giro, dovete esultare di gioia indicibile per questo. Perché non solo credete, ma potete soffrire per Lui.